Ciao amici e Revotech a tutti! Ringraziamo subito Ceotech.it, il blog d'Italia più figo che ci sia, che ci ha mandato il Realme 8 Pro da recensire. E perciò ringraziamo anche Realme Italia per averci mandato il device. Realme 8 Pro rappresenta la nuova generazione di uno degli smartphone, diciamo, più attesi di questo 2021, che però non ha apportato grandi rinnovamenti rispetto al modello precedente. Nonostante questo, porta con sé importanti modifiche, a partire ad esempio dalla nuova camera da ben 108 megapixel e un display Super AMOLED di buon livello. Ma non voglio dirvi altro, vi racconto tutto subito dopo la sigla. Esteticamente il prodotto presenta una scocca in plastica con dimensioni di 160,6x73,9x8,1 mm di spessore e un peso di 176 grammi, quindi molto leggero. Lo si può trasportare tranquillamente nella tasca dei pantaloni o in un marsupio senza troppe difficoltà. Nonostante sarà difficile poterlo usare con una sola mano, è comunque molto sottile e leggero rispetto a quelli usciti ultimamente. Questo è sicuramente un plus da non sottovalutare. La backcover presenta un effetto cielo stellato, così come dice l'azienda, realizzato con un trattamento di cristalli antiriflesso, ruvida al tatto e completamente opaca. La cosa positiva è dettata da una presa assolutamente salda e decisa con un ottimo grip, con impronte assolutamente assenti. La cosa negativa invece è rappresentata dal fatto che l'enorme scritta pacchiana sicuramente darà fastidio a molti di voi, noi compresi. Non ci è piaciuta questa scelta. Il modulo delle fotocamere è posizionato in linea con il trend del momento, bello da vedere e non particolarmente in rilievo rispetto alla scocca. Sui bordi in plastica troviamo infine la connettività del caso, rappresentata dal carrellino per le SIM sul lato sinistro, i tasti del volume e accensione spegnimento sul destro, per finire con la USB Type-C 2.0 e il jack da 3,5 mm nella parte bassa. Davanti è stato posizionato un display Super AMOLED da 6,4 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, 1080x2400 pixel, con 409 ppi, frequenza di aggiornamento a 60 Hz fissi e 1000 nits di luminosità massima. La qualità generale è eccellente per la fascia di prezzo di posizionamento. I colori dobbiamo dire che sono ottimi. Essendo un AMOLED, i neri sono profondi, i dettagli sono precisi e la nitidezza è decisamente in linea con i migliori display visti su questa fascia di prezzo. Il fatto di essere a solo 60 Hz può apparire come una cosa negativa, ma nell'esperienza quotidiana difficilmente noterete una grossa differenza. Il rapporto schermo corpo è del 90,8%, che è più che sufficiente per fornire quella sensazione di infinity display. Le cornici sono ben bilanciate sui bordi, il foro della camera frontale non è troppo grande. Sotto il cofano troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 720G, un SoC abbastanza datato, un octa-core con processo produttivo a 8 nanometri, frequenza di clock fino a 2,3 GHz accoppiato a una GPU Adreno 618. La configurazione è variabile, prevede 6 oppure 8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1. Ricordiamoci che il Redmi Note 10 Pro invece monta le UFS 2.2. Una combinazione di componenti comunque buona per un utilizzo senza troppa attenzione alla reattività e alle prestazioni. Il prodotto può essere utilizzato con qualsiasi applicazione e le apre anche velocemente. Il gaming spinto però è abbastanza limitato, ma se saprete supportare qualche piccolo lag potrete ugualmente giocare senza troppi problemi. Grazie anche ai 6 o agli 8, ancora meglio, giga di RAM. Il Realme 8 Pro è dual SIM, il carrellino presenta 3 slot che permetteranno di posizionare contemporaneamente ben due SIM e l'espansione di memoria microSD. La connettività è rappresentata dal 4G Wi-Fi 802.11ac Dual Band, NFC per i pagamenti mobile, Bluetooth 5.0, GPS con GLONASS. Assente il 5G. Lo sblocco può avvenire tramite il riconoscimento del viso 2D o il sensore per le impronte digitali posizionate esattamente sotto il display. Il metodo più rapido è risultato essere tramite il viso, veramente immediato e fulmineo.
e ci riconosce in quasi tutte le condizioni di luce. Il sensore di impronte digitali funziona bene, è veloce e reattivo, anche se in alcuni frangenti non è sempre preciso. L'audio è mono, viene sfruttato solamente lo speaker posizionato nella parte bassa, raggiunge un volume eccellente garantendo un dettaglio e una nitidezza complessivamente nella media di dispositivi di questa fascia di prezzo. Rispetto alla generazione precedente abbiamo tolto l'audio stereo. Perché? Il comparto fotografico rappresenta uno dei plus di questo Realme 8 Pro. È composto da 4 sensori nella parte posteriore, suddivisa in uno principale da 108 megapixel, un ISO cell HM2 di Samsung con apertura f1.8, una ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f2.25 e angolo di visuale di 119 gradi, passando poi a un macro da 2 megapixel f2.4 e una lente in bianco e nero 2 megapixel f2.4. Come al solito le ultime due appaiono essere abbastanza inutili nell'utilizzo quotidiano. Il punto forte invece è rappresentato dal sensore da 108 megapixel. Questo infatti permette di attivare la funzione di ultra zoom 3x, la quale garantirà un risultato in termini di dettaglio, di nitidezza e rispetto dei colori pari circa a uno zoom ottico 3x, e viene sfruttata l'ampiezza dei 108 megapixel. All'aperto si ottengono ottimi colori, una buona gamma dinamica molto ampia e perfettamente rispettata, con colori non troppo saturi, però senza attivare l'intelligenza artificiale che crea degli artefatti un po' fastidiosi. Se ci spostiamo al chiuso, il rumore digitale si vede davvero poco, le immagini difficilmente verranno mosse, i colori risulteranno essere abbastanza precisi e non troppo saturi. La modalità notturna facilita la vita agli utenti che vogliono scattare in condizioni estreme. Riesce a illuminare molto la scena, a ridurre il rumore e aumentare il dettaglio. La resa fotografica è ottima per la sua fascia di prezzo. I video vengono realizzati al massimo in 4K a 30 fps con stabilizzazione elettronica. Sebbene non sia una stabilizzazione ottica, è possibile registrare con il Realme 8 Pro senza alcuna difficoltà. Nel caso in cui vogliate comunque puntare a una stabilizzazione molto vicina a una action camera, potete attivare le funzioni di Ultra Steady e Ultra Steady Pro, ma i movimenti saranno un po' gommosi e la qualità scenderà al Full HD. L'autofocus è preciso, non particolarmente scattoso, è in grado di catturare alla perfezione il soggetto in ogni condizione. Di sicuro uno dei migliori per la fascia di posizionamento, anche per quanto riguarda la stabilizzazione. Ci sono poi le funzioni già viste su Oppo Find X 3 Lite, quali video dual view, video tilt shift, il time lapse dei cieli stellati o l'intelligenza artificiale Highlight Video. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 16 megapixel, un Sony IMX471 con apertura f2.45. La sua qualità generale possiamo definirla nella media. I colori sono riproposti ottimamente, i dettagli sono buoni e la nitidezza è sufficiente. Lo scontornamento del soggetto non è sempre precisissimo. Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0, le patch aggiornate al 5 aprile 2021. Un'interfaccia quasi identica alla ColorOS 11, quindi con le stesse funzioni come il menu laterale, intelligente, Google Assistant raggiungibile tramite il pulsante di accensione e spegnimento, il tema scuro programmabile, e la modalità gioco, l'Always On Display completo, e così via. È un sistema fluido, reattivo, moderno, anche se a volte qualche piccolo lag c'è. La batteria è un modulo da 4500 mAh con ricarica rapida a 50 W. In confezione è però presente un caricatore da 65 W. Anche qui un leggero passo indietro rispetto alla generazione precedente in termini di ricarica rapida. In base alle nostre prove, il Realme 8 Pro e con il nostro utilizzo è riuscito ad ottenere e arrivare a circa 6 ore di utilizzo un po' risicate di display attivo, con un utilizzo misto e un po' di tutto, mail con diversi account in push, link, video, foto,
anche sotto rete dati. Non lo possiamo però definire certo un battery phone, anche se devo dire che il software consuma poco. Ricordiamoci che non ha l'aggregazione delle bande in 4G+, non abbiamo mai potuto vedere il più vicino al 4G, provato anche con Vodafone, con Iliad, con Very Mobile, in ogni situazione ci siamo messi anche all'aperto, siamo andati in centro, ma non è mai apparso il più. Abbiamo fatto anche il test con Netmonster e effettivamente non aggrega le bande. Non che sia un problema invalidante, perché la navigazione è comunque fluida e la velocità di download e di upload rimane di alto livello, però nel caso in cui potesse servire, questa sarebbe una funzione da implementare. Noi non ci sentiamo di definire questo Realme 8 Pro un vero e proprio best buy, con la presenza del Redmi Note 10 Pro che circa allo stesso prezzo propone audio stereo, un SoC un po' più aggiornato, un refresh rate da 120 Hz e 5000 mAh di batteria, nonostante abbia una ricarica rapida più lenta rispetto al Realme 8 Pro. Insomma, abbiamo un po' storto il naso, perché se pensiamo al Realme 7 Pro di qualche mese fa, che è in grado di offrire un rapporto qualità-prezzo molto difficile da eguagliare, crediamo che questo Realme 8 Pro, a parte un piccolo boost nel comparto fotografico, non abbia fatto il salto di qualità che ci si aspettava, anzi ha rinunciato ad alcuni aspetti proprio che erano presenti nella versione precedente. Il SoC abbastanza datato, ad esempio, ci ha fatto storcere un po' il naso. Questo comporta in effetti anche qualche micro lag quando andiamo a utilizzare la 108 megapixel, che sapete che per realizzare la foto ha bisogno di una potenza di calcolo maggiore, cosa che il 720G non sempre può fornire in tutti gli ambiti. Il Realme 8 Pro è proposto a 279€, la versione da 828. Sicuramente i Pro possiamo elencarli nella fotocamera da 108 megapixel, nell'ergonomia del peso, che è molto leggero e comodo, nella ricarica rapida 50 watt e il processore, nonostante non sia proprio l'ultimo uscito. Il display dai colori sicuramente eccellenti. I contro, il display è un po' la croce e la delizia, perché rimaniamo con i soli 60 Hz di refresh rate, il sensore grandangolare di bassa qualità, il lettore di impronte digitali non sempre perfetto al primo colpo e la mancanza di un audio stereo. Insomma, amici, dite la vostra, commentate quale smartphone di fascia media andreste ad acquistare voi quest'anno, in questo momento. Sappiamo che sono usciti Poco X3 Pro e Poco F3, che sicuramente daranno del filo da torcere a tutti nella fascia media. Quindi diteci quale per voi è il best buy della fascia media di quest'anno e chissà, magari faremo anche una classifica. Ma non dimenticatevi di likeare, perché al raggiungimento di almeno 500 like ci sarà una sorpresa per voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, condividete i nostri contenuti, vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Telegram, Revotech Group. Salutiamo anche gli amici di Malati di Smartphone, sempre su Telegram. Venite a leggerci anche su Ceotech, il blog più figo d'Italia. Un saluto da Pasqui e ci vediamo prestissimo. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.